Bene, sempre con Peter Colosimo, Pietro Peter Colosimo, stavamo parlando l'ultima volta appunto del capitolo, cioè stavo leggendo il secondo capitolo di Terra senza tempo, Catastrofi cosmiche, in cui parlava di quello che sarebbe, forse sarebbe successo in Siberia in un lontano passato, no? E delle tracce che ha lasciato, no? E le cose che dice sono parecchio interessanti, poi non so se sono state confermate negli anni seguenti da ulteriori dati, però le cose che racconta colpiscono, diciamo, no? Certo, poi c'è sempre il problema che lui non dà le fonti ufficiali, e quindi c'è da chiedersi le cose che riferisce dove le ha raccolte, lì è un problema, però se non altro ci dà degli spunti su cui fare delle ricerche, che è già tanto perché altri autori non ti danno neanche quelle. Dunque, stavo parlando appunto dei ritrovamenti di mammut in Siberia e del fatto come molti sembrassero essere morti in modo misterioso, violento, improvviso. Il mistero si infittì nel 1901, anno in cui venne scoperta una carcassa intera di mammut presso il fiume Beresovka. Quell'animale era apparentemente morto di freddo in piena estate. Il contenuto del suo stomaco era tanto ben conservato da rendere facile l'identificazione delle piante appena inghiottite. C'erano, fra il resto, bottoni d'oro, fagioli selvatici in piena fioritura, uno stadio che essi raggiungono solo verso la fine di luglio o il principio d'agosto. La morte era stata tanto improvvisa che tra le fauci della bestia si trovava ancora l'ultimo fascio d'erba e di fiori raccolto. Senza alcun dubbio, l'animale era stato sorpreso dallo scatenarsi di una forza terrificante e scagliato a chilometri di distanza dal suo pascolo abituale. Una delle zampe ed il bacino erano stati fratturati. Ferito, costretto in ginocchio, il titano era morto congelato nella stagione più calda dell'anno. Una cosa abbastanza impressionante e che fa riflettere. Si sa com'è oggi la tundra siberiana, una desolata distesa su cui regnano temperature più basse che al polo nord, con una media annua di meno 16 gradi, punte massime di più 15 gradi a luglio e minimi di meno 49 gradi a gennaio. Non è del tutto vero perché dunque, le massime in Siberia, sembrerà strano, ma si arriva proprio all'afa, me l'ha raccontato una persona che c'è stata, ci sono 2 settimane d'estate, no, quando appunto il sole non tramonta mai, che arriva un'afa spaventosa, no? Poi ritorna il freddo, no? Ma ci sono quelle 2 settimane in cui proprio c'è un caldo spaventoso nella Siberia, perché è clima continentale, lontano dall'oceano, e quindi gli estremi di caldo e freddo sono facilmente raggiungibili. In nessun modo i mammut sarebbero potuti vivere in quelle zone, e gli esami compiuti sulle loro carcasse hanno dimostrato che, contrariamente a quanto molti altri ancora credono, si trattava di animali assuefatti ad un clima mite, come i cavalli, i bisonti, le tigri, le antilopi e gli altri quadrupedi periti assieme a loro. Lo stesso cibo rinvenuto nello stomaco dei grossi proboscidati, del resto, dimostra che la Siberia era una regione temperata, lussureggiante di vegetazione. I mammut dovettero perciò morire in massa in seguito ad una fulminea tragedia. Ed immediatamente dopo molte loro carcasse dovettero essere imprigionate in un gigantesco sepolcro di ghiaccio, perché altrimenti non sarebbero rimaste intatte. Cioè, il fatto stesso che i mammut abbiano potuto rimanere conservati nel ghiaccio dimostra appunto che sono passati improvvisamente da una condizione temperata a una condizione glaciale.
altrimenti non sarebbero morti così in massa, non troveremmo sti cadaveri congelati qua e là. Perché se fosse successa la stessa cosa ai dinosauri, probabilmente se poi quei ghiacci si fossero mantenuti fino ai nostri tempi, troveremmo anche i cadaveri congelati dei dinosauri. Questa tragedia piombò di colpo la Siberia in un clima rigidissimo, e non la Siberia soltanto a quanto pare. È ancora oggi diffusa la teoria secondo cui quelli che furono i territori antartici giacerebbero da milioni d'anni schiacciati letteralmente sotto lastroni di ghiaccio spessi più di 1,5 km. Ma la spedizione effettuata dall'ammiraglio Byrd nel 1946-47 ci procurò altri elementi di giudizio, dapprima trascurati, ora rivalutati dall'esame dei dati forniti dall'Anno Geofisico Internazionale. Gli studiosi americani pescarono sul fondale oceanico al largo del sesto continente, perché l'Antartide è il sesto continente, molti non lo sanno, per esempio i giornalisti di Repubblica non lo sanno che è un continente, glielo spiegano i loro figli, no? O nipoti, e dice guarda che è un continente, loro dicono no, non è vero un continente. Questa storia l'ha narrata un giornalista proprio che, non vergognandosi della propria ignoranza, ha raccontato appunto che non sapeva che era un continente e gliel'hanno spiegato i figli. Generazione di internet che appunto finisce con insegnare ai genitori quello che sa, perché attraverso internet ne sanno molto di più proprio a livello culturale e scientifico. Per fortuna, contiamo su questi virgulti, su questi rampolli acculturati. Gli studiosi americani pescarono sul fondale oceanico al largo del sesto continente campioni di sedimenti fangosi dimostranti che in un tempo relativamente recente i fiumi antartici portavano al mare prodotti alluvionali strappati ad una terra libera dai ghiacci. No? Cioè, questo penso che molti lo sappiano già, perlomeno quelli che si interessano così agli argomenti di scienza non ufficiale, no? Ecco, alle cosiddette scienze alternative, alle ricerche, chiamiamole teorie e ricerche alternative, secondo cui appunto in un tempo relativamente recente, qualche migliaio di anni fa, forse 8.000-10.000 anni fa, almeno una parte dell'Antartide era scombro dei ghiacci, no? E aveva un clima molto più mite, no? Qualcuno addirittura ipotizza che possa essere stato abitato e che addirittura sarebbe da identificare con la mitica Atlantide, teoria che io respingo completamente perché mi sembra proprio tirata per i capelli, no? Atlantide, secondo la leggenda, è sprofondata nell'oceano, l'Antartide invece è stato semplicemente sepolto dal ghiaccio, no? E poi non c'è ancora una dimostrazione chiara e precisa che l'Antartide in passato sia stato abitato da esseri umani. Magari è stato abitato da alieni, chissà come nei romanzi di Lovecraft. Dunque, ciò sarebbe avvenuto fino a 10-12 mila anni fa circa, appunto. Fino all'epoca cioè in cui i mammut scomparvero in maniera tanto sorprendente. Appunto, comincia a fare i collegamenti 10-12 mila anni fa, cioè l'epoca poi in cui Platone dice che sia sprofondata Atlantide, sarebbe avvenuto questo cataclisma che avrebbe in pratica spostato i poli, trasformando la Siberia in una landa, in una tundra desolata e l'Antartide in un continente di ghiacci, mentre prima sarebbero stati abitabili perché l'asse terrestre avrebbe avuto un'altra inclinazione, no? Cioè i poli si sarebbero trovati in due posti diversi da dove sono adesso. E questo spiegherebbe anche la fine della glaciazione, secondo lui, no? Cioè il Polo Nord era più vicino invece all'Europa, che era in gran parte, l'Europa del Nord era tutta coperta dai ghiacci, no? E l'Antartide evidentemente, cioè il Polo Sud doveva trovarsi da qualche parte nell'oceano, presumibilmente nell'Oceano Pacifico. Dunque,
È alla medesima catastrofe, quindi, che si deve il brusco cambiamento di clima in Siberia e nell'Antartide. Molti fatti ci inducono a pensarlo. È una teoria, è un'ipotesi, però vale la pena lavorarci sopra, no? Anche perché è dimostrato che la Terra qualche spostamento dei poli ce l'ha. Anzi, un altro libro, Peter Colosimo, affermerà che secondo i geofisici il polo nord si sposta lentamente e gradatamente, perché un giorno si troverà in un posto completamente diverso, sembra che stia spostando verso il Giappone, almeno da quello che veniva detto nel libro, che molto in avanti vedremo di analizzare anche quello, no? E quindi, insomma, può darsi, no, che per chissà quale motivo c'è stato un rovesciamento dell'asse, uno spostamento dell'asse, non propriamente un rovesciamento dell'intero pianeta, ma uno spostamento. In un guscio di polvere è il seguente capitoletto del secondo capitolo. Secondo alcuni geologi, la scomparsa dei mammut sarebbe dovuta ad un fenomeno analogo, seppur su scala molto ridotta, a quelli che determinarono l'avvento delle precedenti ere glaciali. Che cosa abbia provocato le terribili glaciazioni che soffocarono sotto una cappa bianca il nostro pianeta, non ci è dato sapere. Centinaia di teorie sono state elaborate in merito, ma una sola sembra attendibile, quella che propende per una serie di eruzioni vulcaniche, le quali avrebbero avvolto la Terra in un manto di polvere talmente fitto da impedire il passaggio ai raggi solari. Questa sì, è la teoria, diciamo, più comune e accreditata. I vulcani, si sa, è successo anche di recente con alcune eruzioni vulcaniche, creano nell'atmosfera una cappa di polvere che scherma i raggi solari. Gli infrarossi fanno più fatica a raggiungere il suolo e di conseguenza il clima si raffredda. Se scoppiassero improvvisamente, no, ci fosse una serie di eruzioni vulcaniche di tutti i grandi vulcani della Terra, o di una gran parte, la Terra si coprirebbe di polvere, no, e arriverebbe un inverno perenne. Questa è, diciamo, teoria più accreditata. Poi ce ne sono altre. Per esempio, di recente ho letto che, sempre su internet naturalmente, che la Terra passerebbe, cioè, siccome ha dei movimenti ciclici attorno al Sole, no? Così come ce l'ha la Luna, per esempio, o qualsiasi altro corpo celeste che orbita attorno ad un altro, attraversa delle fasi in cui si trova meno scaldata dal Sole, no? E in quei periodi, appunto, forse dopo anche per una serie di circostanze contingenti, come appunto il vulcanismo, avvengono le glaciazioni, no? Noi attualmente ci troviamo nella fase più favorevole, fase orbitale più favorevole, cioè il modo in cui sapete bene che la Terra ha un'orbita ellittica e non perfettamente circolare. I corpi celesti non hanno mai un'orbita perfettamente circolare, ma sempre un pochettino ellittica. Anche la Terra, non come Marte e Venere, ma anche la Terra, e di conseguenza la sua orbita non è sempre uguale. Non è, cioè, a volte più ellittica, a volte lo è di meno. Quando è più ellittica, probabilmente diventa più fredda. Ecco. Da quel che ho capito io. Poi non so, magari qualcuno mi dirà: no, non è esattamente così, perché io ho letto meglio, sì, io l'ho letta così en passant, la teoria in questione, quindi non vi so dire se sia esattamente come dico io, perché io ci tengo a dire: guardate, non prendete però colato quello che dico. Ecco. Dico quello che ho letto, riferito, capito, ecco, mi è stato riferito. Dunque, la congettura è assai meno fantastica di quanto potrebbe a prima vista sembrare. Si pensi che la deflagrazione al suolo di una sola bomba di idrogeno sconvolge circa 1 miliardo di tonnellate di terra, scaraventandola sotto forma di polvere minuta a 30-40 km d'altezza.
Ecco, sì, vabbè, ormai anche questi concetti ci siamo abituati ormai. Qui chiudo e arrivederci.